Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig, questo è il mio canale e oggi riprendiamo in mano la playlist degli anime perduti dei mitici e lontani anni 80. In particolare, dopo aver parlato del genere cyberpunk, del mecha, dell'horror e dell'animazione a tecnica mista, che sì, beh, non è molto anime ma mi andava di aggiungerla lo stesso, direi che ora tocca al tanto amato fantasy, quindi basta chiacchiere e che i giochi comincino. Il primo anime di questo episodio è C'era una volta Windaria, della Kaname Production e dello studio Gallop, uscito in Giappone nel 1986 per la regia di Kunihiko Yuyama, che, è bene precisare, in quegli anni era ancora un regista giovane e inesperto. La storia racconta di due città-stato, Ita e Paro, in guerra da parecchio tempo per le risorse, soprattutto per l'acqua, e su questo scenario bellico noi spettatori seguiamo le vicende del principe Roland e della principessa Veronica, gli eredi dei due regni, i quali si amano e vogliono far sì che il conflitto finisca, lasciando il posto a una pace duratura. Il film di per sé è molto valido ed è costituito da due linee narrative. La prima è di matrice romantica e riguarda ovviamente il rapporto tra i due ragazzi, mentre la seconda è più action e concerne la missione effettiva pacifista intrapresa dalla coppia, e l'intreccio di queste due linee, nel complesso, funziona senza problemi. Qua e là ogni tanto si coglie anche una certa dose di critica contro la guerra, guerra che, vista dagli occhi di Veronica, che è forse il personaggio più puro e innocente, appare come ciò che è, ossia un male terribile e devastante. Un male che per la salvezza di tutti deve essere scongiurato. Comunque, pur essendo a tutti gli effetti una storia fantasy, l'anime presenta delle interessanti contaminazioni fantascientifiche un po' alla Star Wars. A fianco di carretti e di armature sono presenti anche dei veicoli più futuristici pieni di cavi elettrici e il risultato che ne viene fuori è molto intrigante. Degni di nota sono anche i fondali, alcuni dei quali risultano estremamente suggestivi e estremamente affascinanti, che spaziano da vecchi castelli fino a verdeggianti foreste, senza disdegnare anche degli interni molto dettagliati. Insomma, si tratta di un film vecchiotto, certo, un film che oggi dimostra tutti i suoi anni, ma alla fin fine resta comunque un ottimo prodotto fantafantasy, in grado ancora adesso di intrattenere, di divertire e, perché no, anche di stupire. Il secondo anime in realtà è un po' un imbroglio, dal momento che non è degli anni 80, tuttavia ho voluto inserirlo lo stesso perché secondo me può essere interessante. Si tratta di Wizardry, ovvia del 1991 dello studio TMS Entertainment, diretto da Shunya Fujioka. L'anime deriva dall'omonimo videogioco RPG del 1981 sviluppato su Apple II, e di base possiamo dire che è fedelissimo al materiale originale. La storia è molto banale, tre avventurieri entrano in un dungeon fatto a livelli per esplorarlo e per trovare dei tesori nascosti. Fine, esattamente come nel videogioco, quindi non aspettatevi nulla di cerebrale o di riflessivo, perché a parte guerrieri, mostri, demoni, vampiri, draghi e combattimenti, beh, non c'è altro. Tuttavia, è curioso osservare come questo OVA anticipi di una ventina d'anni l'idea del dungeon crawler, l'idea della scalata alla torre, che oggi come oggi nell'animazione è super popolare. Dal primo Sword Art Online fino ad Hamachi e passando anche per le opere coreane tipo Tower of God, il concetto di torre a livelli da scalare o di abisso in cui calarsi si è fuso tantissimo con il genere fantasy e vedere lo stesso concetto in un'opera di un altro tempo storico mi ha colpito parecchio. Comunque, se dal punto di vista narrativo l'anime si rivela quasi elementare, dal punto di vista tecnico, invece, è assai impattante. I personaggi, sia buoni che cattivi, hanno dei design molto curati e gli scontri sono tutti concitati, pieni di violenza, di contrasti fisici e anche di magia, una componente importantissima del fantasy vecchia scuola. Personalmente non credo che questo OVA sia un anime da recuperare assolutamente ad ogni costo, anzi, penso che si possa tranquillamente definire come una mera commercialata per pubblicizzare i videogiochi, però se vi piacciono i design anni 80 e 90 e se vi piace il fantasy classico con tutti i suoi cliché, chissà, magari potrebbe fare il caso vostro. Infine, l'ultimo anime di oggi è sicuramente quello più bello di tutti, Legend of Limnir. Si tratta di un OVA del 1989 scritto e diretto da Kinji Yoshimoto e realizzato dallo studio Ike. La storia ruota attorno alla giovane Limnir, che secondo le vecchie profezie è la guerriera che salverà il regno di Silver,
Tuttavia, l'unica cosa che lei desidera è trovare il perfido stregone Gardin, che in passato ha ucciso i suoi genitori. Fondamentalmente è un racconto incentrato sulla vendetta, in cui l'eroina classica cerca il cattivo che le ha fatto del male, e nella sua semplicità scorre molto bene, con un buon ritmo e con una buona conduzione. Ma ciò che fa di Legend of Limnir una piccola perla, secondo me naturalmente, è il comparto tecnico. Ancora oggi, nonostante il formato in 4/3, riesce a lasciarti a bocca aperta. Il character design è bellissimo, sensuale e dolce, ma anche proporzionato e accentuato. I fondali sono meravigliosi, sempre evocativi e ben curati, mentre le lotte, pur essendo abbastanza statiche, sono immersive e appaganti. I modelli dei personaggi, iper dettagliati e pieni di particolari, fanno un po' a botte con l'animazione dinamica e frenetica. Infatti, come ho detto, gli scontri sono molto fermi, però la bellezza di questi personaggi è talmente potente sullo schermo che non ti accorgi nemmeno della staticità complessiva, anche perché il compositing fatto di fuoco, di fulmini e di energia magica riesce a mascherare il tutto molto bene. Anche qui abbiamo tutti gli elementi tipici del fantasy, lo stregone malvagio, la bella guerriera indomita in bikini per la gioia dei maschietti, le spade, i draghi, i demoni e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Legend of Limnir è un tributo all'epopea fantastica, forse non originalissimo, ma sicuramente molto bello da vedere, con tanta violenza e con anche qualche scena di nudo, cosa frequente nell'animazione di quegli anni. Tra l'altro, piccola curiosità, l'anime è fortemente ispirato alla storia dell'eroina Tarna, contenuta nel film d'animazione Heavy Metal diretto da Gerald Potterton. Ecco ragazzi, il video termina qui, e adesso tocca a voi. Conoscevate questi tre anime oppure no? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, e magari aggiungete anche qualche altro titolo, se vi viene in mente. Detto ciò, grazie mille per il vostro tempo e per la vostra attenzione, statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo. Come al solito, al prossimo video!